vostra iscrizione. Molto probabilmente riceverete comunque un messaggio su Messenger che vi dirà come potete fare per continuare a seguire. È importante che vi dica che se avete qualche dubbio se continuare o no e questa la causa è un problema finanziario, monetario, sappiate che non c'è nessun problema, ci mancherebbe. L'insegnamento deve essere dato, non deve mai essere dato per ragioni monetarie, ma insomma. Quindi, se per caso avete difficoltà finanziarie, non fatevi problemi. Mi contattate individualmente e basta, semplicemente. Mi mettete al corrente della vostra difficoltà e potrete continuare in un modo o nell'altro a seguire. Ci mancherebbe che non fosse così. Nessuno deve restare indietro per ragioni finanziarie. E gli altri comunque li avete da fare questa settimana. Va bene? Vabbè, è un corso avanzato questo, non è che dovete avete bisogno di qualcuno che vi manda l'avviso. Insomma, datevi da fare voi e chiedete quali sono le condizioni per andare avanti, che sono, poi sono sempre le solite, però sì. C'è anche la possibilità di iscriversi fino alla fine di giugno, per esempio, cioè 40 lezioni del secondo corso e se volete anche 40 lezioni del primo corso, per un totale di 80 lezioni a delle condizioni molto favorevoli. Insomma, datevi da fare questa settimana. Non aspettate che vi si iscriva. Vabbè, comunque anche a scrivervi un messaggino. Va bene, dai, andiamo, lavoriamo. Allora, questa sarà l'ultima lezione sulla sensualità, perché avevo promesso quest'anno di lavorare sulle lettere di Eleanor Roerich e la prossima volta, caschi il mondo, faremo una nuova lettera, tra l'altro, anche se non abbiamo ancora finito l'altra, cominciamo una nuova, se no se ci mettiamo un anno a commentare una lettera sola, se non un po' esagerato. Quindi leggeremo la lettera che segue, quella che abbiamo commentato nei primi incontri, va bene? Detto questo, però, l'argomento sensualità è un argomento incredibile, vastissimo, che ha destato il vostro interesse enorme. Ci sono tantissime persone che mi hanno scritto, tantissime, anche delle lettere molto belle. Oggi leggerò qualcuna, naturalmente ho tolto i riferimenti personali, non dirò di chi sono, perché il campo della sensualità è comunque un campo tabù, ed è giusto che sia così, cioè è giusto che vengano comunque le persone rispettate nella loro privacy, ci mancherebbe. Quindi leggerò qualcosa, ne ho prese qualcuna, ma veramente ne ho ricevute tante di queste lettere. Questo vuol dire che comunque porterò avanti questo lavoro in un modo diverso. Adesso vediamo. Quindi noi dal prossimo incontro lavoreremo sul programma che ci siamo prefissati, però in qualche modo continuerò anche a lavorare sull'argomento sensualità. Tra l'altro, visto che nominavo Edison prima, vediamo se trovo la sua, che non è neanche una domanda, è un'affermazione, però io la trovo estremamente divertente. Poi se non la leggo lei si arrabbia e dice, no, perché ti partito? Non è vero, Edison, non è vero. Eccola qua, sentite che bella la sua domanda, insomma, non è una domanda, no? E dice, perché c'è qualcosa in me che stride nel sentire un uomo parlare di sensualità? Mi viene come l'immagine dell'asino che spiega al bue le corna. Ah, poi aggiunge, senza offesa. Ah, senza offesa. Io sono contento che lei me l'abbia ricordato, perché magari c'era qualche possibilità che mi offendessi per questa cosa. La rilego velocemente. Perché quando io sento che c'è un uomo che parla di sensualità, c'è qualcosa che mi stride, c'è qualcosa che non mi suona, mi viene in mente come l'asino che spiega le corna al bue. Ma è fantastica questa cosa. Ora rispondo velocemente. Oggi non so se
Vediamo un po' come impostare il lavoro, perché volevo leggere anche un po' di domande vostre, un po' di testimonianze vostre, per farvi rendere conto di come, di quante cose si siano mosse con l'argomento della sensualità, perché è effettivamente un tabù. E, tra parentesi, rendetevi conto che chi muove qualcosa all'interno dei tabù viene sempre, in un modo o nell'altro, viene sempre criticato. No, questo lo può buttare lì, in un modo o nell'altro. Bene, la risposta qual è? A parte che non è neanche una domanda. Cara Alison, io sono nato uomo e non ci posso fare niente. Detto questo, perché un uomo non potrebbe parlare di sensualità? Semmai la domanda dovrebbe essere, come c'è qualcosa che stride, sentire un uomo che parli di sensualità femminile. Questo lo accetterei volentieri. Però diamo la possibilità agli uomini di esprimere le loro idee dal punto di vista della sensualità maschile, almeno questa. Detto questo, io sono assolutamente d'accordo con questa affermazione e sono anni che stiamo cercando una donna che sia in grado di approfondire questi criteri. Però sia io che Fabio, quando abbiamo lavorato per fare il libro sulla sensualità, lui ci ha messo perlomeno per elaborare tutto il materiale 2 anni e mezzo, 2 anni e mezzo di lavoro, per fare quel libro. Ed è solo un'introduzione al vastissimo mondo della sensualità. Bene, sono anni che cerchiamo una donna che faccia lo stesso tipo di lavoro. Ebbene, non è mai andata in porto nessun tentativo, in un modo o nell'altro. Non è né una critica né niente, semplicemente un dato di fatto, perché insomma, dai, divertiamoci un po' su questo punto. Come dovrebbe essere, però poi vi arrabbiate voi donne, dite, perché io ho le idee chiare sulla sensualità, voi avete le idee chiare su tutto, però poi alla fine fate un gran casino e non vi dovete arrabbiare, perché così come Edison mi ha detto, no, senza offesa, io dico anche a voi, attenzione, non offendetevi, perché se per caso vi offendete, questo è il primo segno, il segno più lampante che non potrete mai scrivere un libro sulla sensualità, ma che sia chiaro questo. Se dite, ah, perché io, perché qui, perché là, boh, in effetti la maggior parte delle persone, e poi alla fine è così, la maggior parte delle donne è così. In Occidente c'è un sistema di repressione sulla sensualità femminile che è atroce, questo da secoli, da millenni, ragazzi, è così. Ora, adesso cerchiamo di svegliarci da questo mondo, però i disastri creati da questi modi infami di pensare e di concepire il mondo della sensualità hanno creato dei disastri enormi. Non è che si possa uscire da questi disastri così, insomma. Vediamo se riesco a spiegarvi questa cosa. Quando si usa la tortura per convincere qualcuno di qualche cosa, so, prendo un po' la larga questa. Voi immaginate cosa sia la tortura. Vi invito a guardare il film 1984, che è un capolavoro, anche quello scritto da un essere intuitivo, George Orwell, un essere sicuramente intuitivo, con le idee chiare. Anche qui sarebbe da parlare, però oggi se comincio a parlare di Orwell siamo rovinati. Ora, la settimana scorsa abbiamo parlato di Frida Kahlo, che questo vi è piaciuto tantissimo, sono contento, però oggi se mi metto a parlare di George Orwell non ce la caviamo più. Comunque, in questo libro fantastico, in questo film anche che è servito, nel 1984, si parla anche di tortura. Beh, la tortura ha delle caratteristiche che possono incidere molto, ma molto profondamente nella psiche, ma non solo, anche nella vita animica. Vedete, la tortura non arriva all'anima, non è questo il punto, ma l'anima si trova in veicoli che sarebbero la personalità, fortemente intaccati, fortemente degenerati. Ora vi invito, ora qui l'argomento è enorme, però vi invito ad ascoltare tutta la serie di incontri che ho fatto sul corpo del dolore. Va bene? Il corpo del dolore è uno dei più grossi pesi che noi ci portiamo dietro. Perché il corpo del dolore è una parte essenziale della personalità, è materia oscura, quindi è oscurità. L'unico scopo del corpo del dolore è quello di
concentrare l'attenzione dell'anima sulla sopravvivenza. Ora, tutto il lavoro di Gesù è basato sulla enorme differenza che c'è tra la sopravvivenza e la vita. Lui dice: cercate la vita, la via, io sono la via, la verità, la vita. La sopravvivenza è un fenomeno esclusivo della personalità. Però qual è il problema? Bisogna che dica due parole, mi sono imbarcato in questo discorso, adesso bisogna che ne parli. Sì. Cosa vuol dire sopravvivere? Sopravvivere è importantissimo. I bambini piccoli sono meravigliosi, ma non sono in grado di sopravvivere. Non sono organizzati per sopravvivere, non sanno procurarsi del cibo, non sanno pulirsi quando se lo fanno addosso, non conoscono alcun tipo di pericolo, camminano su un cornicione, e poi cadono e magari si fanno anche male. Possono rincorrere un pallone, questo pallone va in mezzo alla strada, lo rincorrono gioiosi. Conosciamo bene i bambini, siamo stati tutti quanti noi bambini, non conosciamo alcun tipo di pericolo. E questo è uno stato di estasi, non c'è dubbio. Qual è il problema però? Che Gesù dice non restate bambini, ma ritornate come bambini, vuol dire all'ottava alta, vuol dire che comunque imparare a sopravvivere è importante. Ed è giusto che i genitori dedichino gran parte delle loro energie per fare in modo che il bambino impari a prendersi cura di se stesso. Ora, ci sono mille modi per insegnare ai bambini a non correre in mezzo alla strada, questo è sicuro, e non entriamo in questa cosa. Tra l'altro sapete che abbiamo creato un gruppo di logica spirituale applicata ai bambini, quindi se per caso siete interessati, scrivete e vediamo un po', però interessati non così, interessati a lavorare proprio, a capire, a lavorare, a duplicare, a insegnare poi, va bene? Beh, quanto è importante insegnare ai bambini a proteggere loro stessi. Poi lo si può fare con tanti metodi. Si può fare con un metodo amorevole, si può fare con un metodo della minaccia. Mi ricordo quando ero bambino, per esempio, si diceva, non so, anche frasi sciocche, però si diceva non fare questa cosa, sennò viene il vigile che ti porta via, o viene l'uomo nero che ti porta via, queste cose qua sono. Queste specie di minacce, ma questi sono piccoli scherzetti comunque. Però le donne sono state torturate e vessate e perseguitate per secoli. Questo ha creato dei corpi del dolore potentissimi, perché, come vi dicevo prima, lo scopo principale del corpo del dolore, tutti quanti noi abbiamo, è quello di percepire una difficoltà, un pericolo, e porre rimedio a questo periodo. Tanto per capirci, il corpo del dolore è quello che agisce a grande velocità quando noi siamo in momenti di pericolo. Sarà capitato sicuramente di fare dei gesti o di avere dei pensieri rapidissimi in momenti di pericolo e riuscire a scampare magari qualche situazione che poteva girare molto male proprio a causa di queste repentini cambiamenti che derivano dalla velocità di alcuni nostri corpi, di alcune parti che noi abbiamo all'interno. Insomma, il corpo del dolore ha come unico obiettivo quello di insegnarci a sopravvivere. Qual è il problema? Qual è il problema? Non capite già qual è questo problema. Il problema è che è il solito. Vi ricordate quello che dicevamo dei punti di riferimento? Che bello il discorso sui punti di riferimento della settimana scorsa, che meraviglia. I punti di riferimento sono necessari. Vi ricordate perché? Perché voi costruite il vostro guscio, ne abbiamo parlato un po' al primo corso. Questo guscio che voi avete intorno vi permette di riconoscere la vostra anima. La vostra anima si riconosce in queste identificazioni, in questi punti di riferimento. Però il paradosso esistenziale è questo. Il pianeta Terra è fatto così. Il pianeta Terra è una roba pazzesca. Se arriva qui, ci si riempie di nuovo, si ricapitola. Ricordate la ricapitolazione, si ricapitola tutto quanto, ci si riempie di identificazioni e poi alla fine si scopre, quando si comincia un percorso di crescita interiore, si scopre questa cosa folle, cioè ci avete messo tanto tempo per identificarvi in un mare di cose, poi adesso dovete metterci altrettanto tempo per togliere dalle balle. Ecco, questo è un po' il discorso. Beh, la stessa cosa equivale al corpo del dolore. Il corpo del dolore è un'entità che tra l'altro... Ma ascoltatevi quegli incontri, perché non voglio ripetere tutto, perché il corpo del dolore ha un suo modo di pensare che è aberrante. Cioè non ragiona neanche
col mentale inferiore, ragiona a un suo modo particolare, un suo modo che non ha profondità, quindi ragiona su un piano bidimensionale. Io non so se queste cose vi dicono qualcosa, però insomma ne ho parlato molto in questi ultimi mesi di questi aspetti qua. Quindi il corpo del dolore funziona con un tipo di ragionamento bidimensionale, con delle controindicazioni bestiali, insomma. Vi può salvare da una situazione di pericolo, però nello stesso tempo interpreta come pericolose mille altre situazioni che in realtà non lo sono. No. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il paradosso è questo: il corpo del dolore ci serve insieme a tanti altri meccanismi di difesa, i complessi di colpa, tutte queste cose di cui non voglio parlare oggi, però è tutta una serie di malformazioni all'interno del nostro essere che sono lì, che abitano lì con noi e che sono utilissime. Anche avere dei sensi di colpa è utilissimo. Magari se volete ve lo spiegherò, però è più un argomento da primo corso, da corso avanzato. Spiegare cosa servono questi sensi di colpa. E quindi il paradosso è riempirsi di tutte queste robe, di questa robaccia, poi alla fine doversene liberare. Per cui passiamo gran parte della nostra vita a riempirci di stupidaggini e poi un'altra parte della nostra vita per cercare di toglierci dalle balle. Boh, quello che volevo dire comunque è che la tortura agisce in modo che quando l'anima arriva e che si riprende dagli involucri, è vero che questi involucri sono nuovi in un certo senso, però a livello profondo si parla di seme, si parla di un punto di luce che ha la capacità di ricapitolare i corpi migliori affinché l'anima possa esprimere la sua esistenza. E questi corpi non è che siano molto diversi da quelli di una precedente esperienza, sono il seguito di queste esperienze per ragioni normali, insomma, perché l'anima deve ritrovare comunque un ambiente nel quale più o meno si riconosce. Ciò cosa vuol dire? Che il fatto di morire ci libera da tutti questi aspetti, teniamoci, ma poi quando ritorniamo c'è questo seme, questa essenza, questo ricordo, diciamo così, che riattualizza tutto ciò che noi eravamo affinché noi ripartiamo più o meno nelle stesse condizioni. Il problema quindi è questo: quando riprendiamo il corpo del dolore, riprendiamo anche tutte le torture e le vessazioni, le persecuzioni che noi abbiamo intraprese. Bene, queste cose quindi sono un peso enorme. Per di più viviamo in un mondo che è dominato dall'oscurità, completamente dominato dal mondo oscuro, per cui su queste cose non si lavora, anzi queste cose vengono ribadite dal sistema oscuro, per cui diventa effettivamente difficile andare oltre. Ma insomma, quello che voglio dire in poche parole è che la tortura riesce quindi a creare degli ostacoli enormi che si trasmettono di generazione in generazione e che poi creano dei pesi enormi, insomma. Tutto questo vi stavo parlando perché stavo rispondendo in un certo senso a questa cosa e dire, no, mi stride nel sentire un uomo parlare di sensualità. Sì, va bene, però ogni volta che abbiamo cercato, anch'io personalmente, ogni volta che ho cercato una donna, però non vi dovete arrabbiare, cioè così, la situazione è così, è una situazione grave che va valutata e bisogna cercare di liberarsene. Oh. Non è che se vi dicessi, anche se siete brave e belle, questo vi fa piacere, e voi dite sì, però questa è la felicità consolatoria, questo è il mondo farlocco, insomma. Bisogna vedere, a mio parere, bisogna vedere le cose come sono, cioè le donne sono ridotte male in Occidente. Non sto dicendo che gli uomini siano ridotti meglio, non sto dicendo questo, però sto dicendo che bisogna riconoscere le situazioni che sono reali, insomma. Per cui ogni volta che abbiamo cercato in qualche modo che una donna parlasse di queste cose, perché questa è un po' la domanda, che una donna parlasse di sensualità, però dove sono queste donne? Allora, vi faccio, però vi dovete promettere che non vi arrabbiate, perché la personalità si incazza subito, dice, ah, perché io, perché che cos'ho, insomma, anch'io sono una donna, anch'io sarei in grado di fare, non sei in grado di fare niente, ti devi rendere conto, fino a quando non abbandoni questi tuoi imprinting interiori, questi imprinting derivano dalla sofferenza, dalla tortura. Ciò vuol dire che ogni volta che tu li tocchi, li sfiori, questi imprinting, generano in te una rabbia incredibile, generano in te un rifiuto incredibile di vedere queste cose. Magari potessi trovare una donna che è libera da queste cose. Non c'è. E quelle che ci sono, sì, qualcuna c'è, però boh, bisogna cercare proprio con l'altermino.
Perché poi prima o poi salta fuori, anche recentemente ho visto una donna che sembrava quella giusta, poi improvvisamente, da un giorno all'altro, puff, preso l'aspetto completamente opposto, l'aspetto del rancore, l'aspetto della rabbia, l'aspetto della distruzione completa, è così che va sempre a finire in queste cose qua. Quindi bene, ben venga una donna che parli della sensualità, però va bene ragazzi, allora immaginatevi voi adesso di fare un libro sulla sensualità, cosa dite? Ma vi rendete conto che la stragrande maggioranza dei pensieri che voi partorite nella vostra mente, con tutto il rispetto, non vi arrabbiate, lo ripeto, però tutte quelle cose che avete sono in realtà delle cose trite e ritrite. Ma vi rendete conto che cose rivoluzionarie non ne avete dentro? A meno che il vostro comportamento cambi completamente. Cioè l'idea che voi avete sulla sensualità, quella normale, così, magari voi dite, ah, ma io sono aperta, vedo le cose in un altro mondo, in un altro modo. No, non vedi niente. Semplicemente noi cerchiamo di arrabattarci, perché un conto è avere un pensiero profondo, un conto è avere dei pensieri intuitivi, un conto è cercare di arrabattarci all'interno di un mondo che è un mondo di grande sofferenza. Il mondo della sensualità è un mondo di enorme sofferenza, vi leggerò, spero di aver tempo, però non lascerò queste cose inosservate in qualche modo. E le vostre lettere sono lettere di enorme sofferenza, rendetevi conto di questo. Il problema è che all'interno di queste sofferenze, di questi complessi di colpa, di questi sentirsi, vi sentite disadattate, donne, lo sentite che non riuscite a esprimere quello che voi siete realmente, a raddoppiare i vostri talenti, a mettere in luce la vostra bellezza, senza essere pieni di rancori, di cose che vanno sempre molto spesso nei sentimenti più bassi, nei sentimenti di rifiuto. È così, vedete che vi dica. Scrivetemi una lettera, se non è così, però che sia una lettera sincera. Se no, sono lettere di grande sofferenza, bisogna accettare e vedere questa cosa. E quando parlate di sensualità, cosa dite? Magari avete letto qualche libro orientale su tantra, su qualcosa del genere, ma sono, diciamo, ragazzi, ma stiamo scherzando. Prima bisogna liberarsi da questo terrore. E questo terrore è lì con voi, sono tutti i vostri corpi, i corpi della materia che sono lì legati con voi. Io, fortunatamente, io mi rendo conto che toccare questi argomenti è veramente un tabù, perché salta fuori tutta la sofferenza profonda, la rabbia profonda. Perché finché si scherza, finché si sta così un po' alla superficie, si possono dire un sacco di cose, ma quando si va alla profondità delle cose, salta fuori tutta la vostra rabbia, donne, ma rendetevene conto, sareste disposti a scannare qualcheduno. E tutto questo non perché questo qualcheduno vi ha fatto qualcosa, ma molto spesso perché quando vi avvicinate alla vostra libertà interiore, al vostro essere sacerdotesse, al vostro essere delle regine, delle principesse, delle vestali, delle geishe, da qualche parte, che non sono immagini inventate, insomma, qualcosa che esiste su questo pianeta, si può essere un altro tipo di donna, una sacerdotessa, una vestale, una geisha, è meraviglioso questo. Però che cavolo vuol dire? In Italia cosa vuol dire essere geisha? Cosa vuol dire? Voi mi direte, ma è una cosa del Giappone. Ma lascia stare, il principio è uguale. Ma dov'è? Dov'è? Ma cosa? Ma quando mai avete lavorato su qualcosa del genere? E quando vi siete accorti che non eravate in grado di raddoppiare i vostri talenti, beh, lì molto spesso è troppo tardi. Bisogna, su questo pianeta, bisogna avere le idee chiare e partire col piede giusto. Non si può partire e farlo cadere. Allora, se ci sono dei problemi, bene, niente impedisce a una donna di diventare una sacerdotessa. Niente. Però c'è un lavoro da fare. E il primo aspetto di questo lavoro è rendersi conto della propria situazione, senza farlo cadere. E so che è difficile guardare in faccia le proprie sofferenze, però bisogna farlo prima o poi, e lo si può fare in un modo secondo me estremamente leggero. Di questo volevo parlare, ma chiederebbe troppo tempo, ma farò questo lavoro a livello diverso, perché in base alla logica spirituale, quello che io penso, si può uscire da questa sofferenza, si può uscire da questa tragedia interiore, da queste torture che sono reali, sono lì con voi, donne. Ripeto, non sto dicendo che gli uomini siano bravi, però insomma, sono cose che vedo tutta la vita, che cerco il femminile, tutta la vita che vedo questo tipo di sofferenza, questo tipo di invischiamento profondo, di ragnatela, che vi comprime in un mondo che non è quello reale. È tutto legato alla sensualità. E vi ho spiegato perché, la sensualità è il modo più diretto per entrare nel mondo del divino, cavolo. La manifestazione della vostra bellezza, della vostra accoglienza, del vostro stato di gioia, di fidarsi dell'esistenza.
Però, anche lì prima, come cosa dicevamo, il corpo del dolore è legato alla sopravvivenza. Beh, chiedetevi per esempio, allora, una donna che sia in grado di scrivere un libro sulla sensualità, a mio parere, può darsi che mi sbagli, deve essere una donna che non ha più, o quasi più, quegli aspetti di paura del futuro. Sembra che non c'entri con la sensualità, invece tutte queste cose sono un tutt'uno, rendetevene conto. Se ascoltate con orecchie tranquille, vedrete che è così. Cioè, una donna che viva la sua sensualità e la paura sono due cose diverse. La paura della morte, la paura del dolore, la paura di sopravvivere,